Siamo all'interno di una presenza militare degli alpini del secondo reggimento della brigata taurinense. Qui sono vari mezzi attivati per l'esercitazione. Un posto molto difficile da raggiungere, con neve che arriva anche a oltre un metro. Due navi, 300 fucilieri della brigata marina San Marco e oltre 300 alpini del secondo reggimento della brigata taurinense. Le nostre forze armate, assieme a quelli di altri 13 stati, insieme nell'esercitazione Nordic Response 2024 della NATO. L'esercito italiano, per tramite le truppe alpine, ha deciso di acquisire la capacità di combattimento in questo ambiente. È per noi necessario venire ad operare direttamente in questo scenario, che non è riproducibile in patria, per effettuare una verifica di quelle che sono le nostre idee relative all'addestramento e fare un testing reale dei mezzi e dei materiali che abbiamo in distribuzione. Per testare la capacità operativa in un ambiente artico con temperature anche a oltre meno 30 gradi, venti gelidi e territori particolarmente aspri, oltre 20.000 militari simulano la risposta dell'Alleanza Atlantica all'aggressione di un paese membro. A meno di 400 km di distanza dal confine russo, in pieno circolo polare artico e con le cronache che da oltre due anni pesano sull'Ucraina, la mente va subito a eventuali nuove minacce. È da qui che la NATO risponde fermamente per aumentare la difesa sul fianco est dell'alleanza.